10 nuove stelle al merito del lavoro sono state insignite questa mattina del prestigioso riconoscimento nel Salone Metaurense della Prefettura. Si tratta di 10 personaggi della provincia di Pesaro Urbino che si sono distinti per meriti, laboriosità e buona condotta morale. I nuovi maestri del lavoro sono dipendenti di imprese pubbliche e private, 5 sono stati premiati per l'anno 2020 ed altri 5 per il 2021. Oltre a questi sono state premiate dal prefetto di Pesaro Urbino, Tommaso Ricciardi, 2 aziende della provincia, la Benelli Armi di Urbino e la St. Andrews di Fano. Sono risentita addosso tutto il lavoro che ho svolto dal 1956, che ero giovanissima. Ho dato, ma ho anche ricevuto molto dalle persone che venivano. Allora i lavoratori non erano ancora molto assicurati, quindi si è lavorato in quel senso lì, costruire, programmare, consigliare. Alla cerimonia, oltre al prefetto Ricciardi, anche il presidente del Consiglio Comunale di Pesaro, Marco Perugini, il console provinciale per le stelle al merito del lavoro, Luciana Nataloni, e l'assessore regionale, Stefano Aguzzi. In prima fila i sindaci dei diversi comuni della provincia e le alte cariche istituzionali locali. Un titolo, quello di maestro del lavoro, che viene conferito con decreto del Presidente della Repubblica ogni anno il 1° maggio. Quest'anno, per via della pandemia da Covid, la cerimonia si è svolta in forma ristretta nella sede della Prefettura di Pesaro. Il mondo del lavoro è quello che ha risentito di più delle conseguenze di questa pandemia che ancora una volta ci tiene sulla corda, perché approfitto per ricordare a tutti che non è affatto finita, dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia, perché solo così ne usciremo, ecco, con i dispositivi di protezione, soprattutto con le vaccinazioni. Non è un professore universitario o l'ultimo operaio di una fabbrica che fa la differenza. Il lavoratore, solo perché lavora, perché guadagna col sudore della fronte la propria giornata, deve essere dignitosamente posto in un ambiente lavorativo. Ecco, richiamato le parole non mie ma del Capo dello Stato, della sicurezza sul lavoro. Qui è un invito alle aziende, alle imprese, ma anche alle amministrazioni pubbliche ad investire sulla sicurezza del lavoro. E a spiegare i requisiti necessari per diventare maestro del lavoro è lo stesso console provinciale, Luciana Nataloni. Bisogna intanto aver compiuto 50 anni, aver avuto almeno 25 anni di attività lavorativa continuativa con uno o più imprese. Bisogna avere dei meriti, bisogna essersi impegnati nel lavoro e quindi bisogna essere stati dei veri e propri maestri di vita, di insegnamento. Le domande presentate dalle aziende devono essere consegnate entro il 30 di ottobre. C'è una commissione regionale che fa un attento, rigorosissimo controllo, dopodiché, se superato questo controllo, il tutto viene inviato al Ministero del Lavoro. Ministero del Lavoro che ricontrolla di nuovo il tutto, il passino, come capite, è molto stretto. Dopodiché, se tutto è ok, le pratiche vengono inviate al Presidente della Repubblica per le onorificenze. Il Presidente della Repubblica, che ha un apposito decreto, dà praticamente il titolo di maestro attraverso la stella al merito del lavoro. I premiati della provincia di Pesaro Urbino sono Andrea Fabiani, Marco Arzeni, Stefano Ballarini, Maria Gambarara, Maurizio Benedetti, Antonella Terenzi, Crescentino Sabatini, Paolo Stagnozzi, Giancarlo Mei e Loredana Menconi.